Il presidente dello Yacht Club Capo d'Orlando, Giuseppe Mormino. Commentiamo dalla terrazza dello Yacht Club una seconda edizione della Round the Olean Race davvero da ricordare. Anche la prima lo è stata, ma questa è bellissima. L'anno particolare, il cambio della data, la tempesta che è arrivata, siamo in piena burrasca. Raccontaci le tue sensazioni da presidente. Splendide sensazioni, un'edizione sicuramente a ricordare per i numeri, per la presenza di tante barche da fuori Sicilia, per la presenza dei mazzi, la presenza dei multiscafi con la prova del campionato italiano. Sicuramente, come dicevi bene tu, un'edizione a ricordare. Per un yacht club giovane come siete voi, organizzare una regata del genere, d'alto mare, ma per mettere in evidenza le bellezze del vostro territorio, del vostro mare, le isole Eolie, che cosa significa? Significa sfruttare le possibilità che abbiamo, visto che ci troviamo qui a Capo d'Orlando, di fronte alle isole Eolie, con le famose 7 boe naturali di cui continuiamo a parlare. Però devo dirti, a proposito delle difficoltà, che l'aiuto di molte persone, i soci dello Yacht Club innanzitutto e gli sponsor che credono in noi sin dallo scorso anno, tutto questo ci ha aiutato a superare questi problemi legati anche all'emergenza da cui stiamo piano piano uscendo. Senti, una cosa bella di quest'anno è la collaborazione con lo Yacht Club di Bergamo, che è una vostra idea, una vostra iniziativa che avete perorato. Loro li abbiamo sentiti, sono rimasti veramente entusiasti, quindi c'è una componente anche umana molto importante. Ma credo che la componente umana sia parte integrante di ogni sport, in particolare di uno sport come la vela, che è uno sport di aggregazione. Siamo qui nel Marina, avere quasi 300 persone, quasi 300 partecipanti alla regata, entusiasti, felici di incontrarsi, di condividere questa esperienza, sono tante soddisfazioni sicuramente per noi dello Yacht Club organizzatore e anche per lo Yacht Club co-organizzatore, che ci ha onorato con la sua presenza spiegando in mare anche un agguerrito equipaggio. Senti, prima edizione 20 barche, seconda edizione 40, quali sono le prime cose che ti vengono in mente pensando alla Round the Olean Race del 2021? Non ci poniamo limiti, soprattutto per i numeri. La mano ce la danno i partecipanti, i regatanti, coloro i quali sono state parte di questa regata. Parlando di questa regata, speriamo bene anche nell'organizzazione a terra, potranno darci una mano e consentirci di crescere ulteriormente. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.